una foresta dentro e attorno alla città. È questo l'obiettivo del progetto Forestami, nato per iniziativa del Comune di Milano e della città metropolitana, che ha promesso 100.000 alberi in un anno. Causa Covid ne sono stati piantati 76.577 e altri 19.054 verranno messi a dimora da novembre. In questi mesi sono state individuate 253 nuove aree disponibili per ulteriori progetti di forestazione urbana, pari ad una superficie complessiva di 713 ettari, di cui 167 aree già disponibili per progetti di forestazione urbana a partire dalla prossima stagione agronomica. La cosa importante è che il progetto Forestami lo scorso inverno ha piantato migliaia e migliaia di alberi. A Milano siamo intorno ai 20.000 nuovi alberi dentro la città, è circa il triplo di quanto si faceva solamente 3 anni fa. Nell'area metropolitana ne sono stati piantati oltre 75.000, l'ultimo mese di lockdown ha rallentato le azioni soprattutto fuori Milano, ma verranno recuperate all'inizio dell'autunno e quindi l'anno prossimo ci sarà una piantumazione più importante. Il progetto Forestami va avanti, stiamo consolidando la partecipazione e sponsorizzazione di iniziative private che si affianchino a quelle pubbliche, perché l'obiettivo è di piantare 3 milioni di alberi nell'area metropolitana da qui al 2030. Un obiettivo molto ambizioso, ma è una fase storica dove servono obiettivi ambiziosi, quindi questo progetto dopo il lockdown conta molto di più di prima e quindi vogliamo procedere con ancora maggiore impegno e intensità. Delle 253 aree individuate, 110 saranno destinate alla realizzazione e implementazione di aree verdi e parchi urbani, 82 alla realizzazione di nuovi boschi e fasce boscate, 20 a interventi di forestazione in ambiti residenziali e a servizi, 14 a interventi di riqualificazioni boschive, 4 a interventi in aree di particolare rilevanza da un punto di vista naturale, 2 interventi in orti urbani. A queste aree si aggiungono oltre 137 chilometri di percorsi esistenti da implementare con filiari e siepi, 200 chilometri di percorsi da realizzare ex novo e oltre 1 chilometro di filiari da ripristinare dopo una tromba d'aria avvenuta nel 2019.